Prima di cominciare a condividere la parola, voglio riprendere quello che ha detto Barbara nella sua testimonianza e sottolinearlo. Perché spesso anche leggendo su Facebook o parlando con alcuni fratelli, sento quando qualcuno ha qualcosa o c'è una malattia, non preoccuparti, non c'è niente. Questo non è fede. Amen. E è una cosa che sento spesso e è una cosa che deve essere rettificata. Amen. Probabilmente è passato anche un messaggio magari sbagliato da alcuni insegnamenti, ma voglio sottolineare questo. Dire no, il Signore ti ha già guarito, non è fede. Amen. Come dire, io sono, se un fratello ti dice, guarda, mi hanno diagnosticato questo problema, io sono certo che tu non hai nulla, questo non è fede. Perché noi viviamo nella realtà, avere fede non vuol dire vivere disincarnati dalla realtà. Amen. È vero che Gesù ha pagato 2000 anni fa il prezzo e che per le sue piaghe siamo già stati guariti, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo negare la realtà di quello che viviamo. Samuele ieri sera aveva la febbre. E dire Samuele ha la febbre non è, no, guarda, non devi dirlo, il Signore l'ha già guarito. No, perché finché tu non metti azione alla tua fede, la febbre rimane lì. Amen. Non è negare un'evidenza che dimostra che tu hai fede. È nonostante ci sia un problema che io posso credere nell'intervento soprannaturale di Dio. E questo avviene attraverso la preghiera della fede. Amen. Noi viviamo in un mondo non ancora perfettamente redento. Il diavolo è un diavolo sconfitto. Amen. Ma è ancora presente in questo mondo e noi viviamo in un corpo non redento. Noi siamo nati di nuovo nello spirito, abbiamo un'anima in fase di rinnovamento, ma un corpo ancora non redento. E quando una persona che conosciamo, un nostro caro, ti dice ho la febbre, sto male, non puoi dire va tutto bene, nel nome di Gesù è tutto a posto. Questa non è fede, perché quello rimane nel problema che ha. C'è un problema? Amen. Dobbiamo in quel caso lì ricevere le promesse di Dio nella Bibbia. E dobbiamo riscuoterle. Dobbiamo entrare in possesso. In quel momento la promessa è guarigione. Se una persona manca di lavoro, tu non puoi dire, lo dice Giacomo nella prima lettera, dice Giacomo nella lettera, se tu vedi un fratello che manca di qualcosa e dice vai e scaldati, che quello può salvarlo, vai, è tutto a posto, il lavoro è già pronto. Questa non è fede, questa è. No, c'è un problema, ti manca il lavoro, hai un problema. Dobbiamo andare insieme al banco delle promesse di Dio e ricevere per fede attraverso la preghiera, ma non negare la realtà. Se un problema c'è, c'è. E la redenzione di Cristo è reale quanto è reale quel problema. C'è qualcuno? Amen. Mi sono voluto ricollegare a questo perché stamattina parleremo delle promesse di Dio. E come ricevere le promesse di Dio. Amen. C'è qualcuno a cui interessa? Prima di cominciare col primo versetto dal libro di Abdia, quanti di voi conoscono il libro di Abdia nella Bibbia? Quanti hanno letto? Quanti capitoli ha il libro di Abdia? Oh, boh, uno solo, amen. Si fa presto. Voglio raccontarvi una storia su questo, una storia reale. Alcuni di voi conosceranno Charles Spurgeon. Charles Spurgeon è stato chiamato il principe dei predicatori, è stato un uomo vissuto all'inizio del 1800 in Inghilterra ed è stato il primo pastore, non so, è famoso perché è considerato uno dei più grandi predicatori della storia, amen. Forse dopo Paolo il più grande predicatore. Almeno di quelli che conosciamo, ma è conosciuto perché è stato il pastore della prima mega chiesa. Sapete cosa sono le mega chiese? Sono quelle che ci sono in America, in Asia, mega chiesa con 5, 6, 7 mila persone. Charles Spurgeon è stato il primo pastore di una mega chiesa che c'è ancora a Londra. E un giorno ha visitato un'anziana della sua chiesa, una donna che era nel gruppo dei leader della sua chiesa, e è andata a trovarla a casa sua e mentre condividevano e parlavano, la sua attenzione è stata richiamata da un pezzettino di carta, da un fogliettino di carta attaccato in una piccola cornice al chiodo sopra il focolare. E mentre lui parlava con lei, la sua attenzione continuava a essere attirata da questo foglietto, finché gli ha detto, ma che cosa è quel foglietto? E lei gli ha detto, sai, alcuni anni fa, questo mi è stato regalato, scritto di suo pugno, da un uomo molto benestante che viveva qui vicino a me e per il quale io ho lavorato come, sai, gli pulivo la casa, gli davo una mano quando lui era anziano. E dice, mi ha scritto due righe e io, per l'amore che io avevo per lui, ho deciso di incorniciarle e di attaccarle. E lui gli ha detto, ma puoi darmi per favore, puoi farmi leggere questo? Dice, guarda, leggilo pure, non l'ho mai letto nemmeno io. Lui l'ha letto e gli ha chiesto il permesso di prenderlo per un paio di giorni.
La mattina dopo Spurgeon è andato in banca, ha consegnato il foglietto e quando quello che era di là dal banco, della banca a Londra, ha guardato questo foglietto è trasalito e ha detto: ma questo è un testamento di eredità. Quest'uomo ricco ha lasciato tutta la sua eredità, che era una casa con ettari di terreno, a questa donna e non è mai stata presa. E questa donna è diventata in possesso praticamente della sua eredità che aveva da anni, perché quest'uomo, come riconoscenza, non avendo figli, aveva lasciato tutto a lei, soltanto perché Charles Spurgeon è andato a leggere qualcosa che lei non aveva mai detto. Questo succede nella vita di molti credenti. Amen? Non sono mai andati veramente a leggere che cosa la Bibbia dice della tua eredità in Cristo. E questa donna era vissuta come una donna con uno stile di vita medio, quando invece era una delle più ricche possidenti della Londra del tempo. Nello stesso modo, molti figli di Dio vivono oggi. Ecco perché la Bibbia dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ora, il Signore non vi ha dato Charles Spurgeon, perché ogni chiesa ha il pastore che si merita. Però io sono qui stamani per farvi vedere cosa c'è scritto in quel foglietto di voi. Amen. E avete già capito dall'introduzione delle testimonianze che per diventare eredi delle promesse di Dio, occorre fare qualcosa. Numero uno, conoscerle. Numero due, prenderle. Amen. Partiamo dal libro di Abdia. Abdia, verso 17, perché il capitolo è uno solo, dice queste parole. Attenti, parla di Israele, dice: ma sul monte Sion, non sul Sinai, sul Sion. Cos'è il monte Sion? È il Calvario, è il monte di Gerusalemme dove Gesù è stato crocifisso. Sul Sion ci saranno degli scampati ed esso sarà santo. Attenti, e la casa di Giacobbe possederà ciò che le appartiene. Ascolta, una cosa è che tu sia erede, una cosa è che tu abbia l'eredità. Come noi sappiamo bene. Dite un amen un po' più convinto. Voi sapete che siete eredi, lo vedremo dopo. In Romani 8 c'è scritto che noi siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo. Ma questo non è automatico che ti porti ad avere l'eredità. Un conto è che tu sia erede e un conto è che tu abbia l'eredità. E conta poco essere erede come quella donna se poi non hai... Amen. Ora, l'eredità, un'eredità, non dipende da quanto tu sei buono o cattivo. Dipende dal fatto se sei stato nominato erede. E in greco la parola eredità, che viene usata nel Nuovo Testamento quando si parla di eredità, è cleronomia. Provate a dire, non è una malattia, amen, potete dirlo tranquillamente. Cleronomia. Ok, la parola originale, nomos, vuol dire legge. E cleros, da cui viene clero, vuol dire alcune cose, vuol dire sacerdote, infatti il clero, amen, il sacerdote. Ma la parola originale greca vuol dire piccola pietra che si usava per tirare a sorte. Amen? Era una piccola pietra che veniva utilizzata nell'antichità in Grecia con cui si tirava la sorte. E la Bibbia dice, nel libro dei Proverbi, si tira nel grembo la sorte, ma la risposta viene dal Signore. In poche parole, noi come figli, il grembo, abbiamo avuto in sorte. La Bibbia dice anche, la mia sorte è caduta in luoghi deliziosi. Amen? Noi abbiamo avuto in sorte di essere eredi del re dell'universo. Amen. Ecco perché in Apocalisse a una chiesa c'è scritto: a chi vince, chi è colui che vince? La Bibbia dice: colui che crede che Gesù è il Cristo. Credi tu che Gesù è il Cristo? Tu vinci. E dice: a chi vince io darò una pietruzza, cleros, bianca, su cui è scritto il tuo nome nuovo. Che cosa vuol dire? Questa pietruzza rappresenta la tua eredità e sulla tua eredità c'è scritto il tuo nome. Vuol dire che la tua eredità è pronta in cielo e porta il tuo nome. Amen. Sei stato costituito erede. Amen. Questa mattina vedremo come ricevere questa eredità. E la parola cleronomia dai greci messianici, cioè i greci che credevano in Gesù Cristo nel tempo, veniva utilizzata con questo significato, attenti, erede per diritto di figliolanza, cioè erede perché sei figlio.
Amen. Cleronomia, già al tempo di Paolo, era una parola che veniva utilizzata riguardo a coloro che erano eredi, non come quella donna, perché qualcuno aveva fatto un testamento, ma eredi in quanto figli. Ecco perché la Bibbia dice, se siete figli, siete eredi. Però attenti, questo non garantisce che voi abbiate l'eredità. Potete essere eredi e vivere una vita poveri, malati, sconfitti, avere una breve vita, non avere una discendenza, perché non è automatico che essendo erede tu abbia l'eredità. Amen. In Romani 8, 15, 17, parlando dello Spirito Santo e della grazia, è scritto così. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, cioè la legge, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo... Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Attento, verso 17. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio. Vuol dire che tutte le promesse che sono nella Bibbia hanno il loro sì e amen in te, ma non automaticamente vengono a te. Amen. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, cioè tutto quello che il Padre ha dato a suo figlio appartiene anche a noi, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Mi state seguendo? Ora, in Romani capitolo 4 si parla di questo principio di eredità e il punto di partenza da cui la Bibbia parte è Abramo, perché a chi Dio fece inizialmente le promesse? Ad Abramo. E la Bibbia dice, infatti la promessa, guardate quale promessa è stata fatta a Abramo, di essere erede del mondo. La Bibbia dice che le promesse fatte ad Abramo sono nostre in Cristo Gesù. Cosa è stato promesso ad Abramo? Di essere erede di cosa? Paolo dice in Prima Corinzi, la morte, la vita, il mondo vi appartiene. Amen. Perché gli uomini combattono per conquistare il mondo? Perché non lo vogliono ricevere come eredità, ma noi possiamo riceverlo con eredità. E quando Gesù tornerà, noi regneremo sulla terra come figli di Dio. Ma fin da adesso noi possiamo conquistare nella nostra vita, non attraverso gli sforzi, non attraverso le strategie, non attraverso la prepotenza e non nemmeno attraverso la forza, ma attraverso la grazia. Amen? La promessa di essere erede del mondo non fu fatta a Abramo, attenti, o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. In poche parole, non è attraverso i tuoi meriti, non è attraverso le tue opere, non è nemmeno attraverso la tua religiosità, è attraverso la giustizia di Dio. Ecco perché Gesù in Matteo 6,33 dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quante volte durante la tua preghiera preghi quella preghiera che io sono mesi che vi ripeto di pregare? Io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ogni volta che tu dichiari nella tua vita di preghiera, io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù, c'è un'impartizione di grazia soprannaturale nella tua vita. Le catene del peccato si rompono, la vita spirituale diventa più forte e tu cominci a camminare in modo soprannaturale. Amen. È una proclamazione. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose di cui ha parlato prima, che è provvigione, amen, il supplire a tutti i nostri bisogni, vi saranno date in più. Vuol dire non cercare quelle. Cerca la giustizia. E come cerchi la giustizia? Proclamando che tu sei giusto per ciò che Cristo ha fatto nella tua vita, non per quello che tu hai fatto. Amen. Non sono i buoni che ereditano le promesse. Un'eredità non viene su un figlio perché è più buono di un altro, viene perché ha figlio. Se è buono o no, non conta niente. Amen. Se tu fossi il diavolo, e non lo sei perché il diavolo non è così carino, amen. Se tu fossi il diavolo e tu volessi impedire al popolo di Dio di ereditare le sue promesse, che cosa faresti? Guarda questo versetto. Semplicemente a far sì che non credano nella giustizia di Dio. Se io ti convinco che tu non te li meriti, io ti ho tenuto fuori dall'ereditare la giustizia. Ecco perché Satana
spinge tanti predicatori a predicare la legge. Perché la legge ti fa vedere che tu non sei degno e che quindi non puoi ereditare le promesse. L'eredità non è per degno o non degno, l'eredità è per figlio. Se sei figlio, sei automaticamente costituito erede. Non perché sei buono, ma perché sei figlio. Non ha detto in Romani 8, e perché siete buoni, Dio vi ha resi eredi di Dio. No, e perché siete figli, Dio ha mandato il suo spirito. Siete eredi di Dio, coeredi di... Quindi ci sono cristiani meno buoni, che però ereditano le promesse e le vivono, e cristiani più buoni e più consacrati e che vivono una vita di penuria. Amen. Cosa vuole il nemico? Che tu sia conscio di te. Che tu sia preso da te stesso. Quello che faccio di buono, quello che non faccio di buono. Purché tu non sia conscio di Cristo. Perché quando tu sei conscio di Cristo e di quello che Lui ha fatto per te, tu divieni erede delle sue benedizioni e distruggi il suo regno conquistando per Cristo. Amen. Quando tu sai che Dio risponde alla tua preghiera perché le tue preghiere fatte nel nome di Gesù sono nel sì e nell'ame, hanno risposta da Dio, tu puoi pregare come ha pregato Sandra e vedere le persone per cui tu hai pregato venire al Signore. Quale che sia l'impedimento che hanno, non conta. Ma quando tu sei conscio di te stesso, hai bisogno che qualcun altro preghi, perché io non sono bravo a pregare, perché non so se sono così ok agli occhi di Dio, perché Dio ascolti le mie preghiere, e allora è il caso che preghi qualcun altro. E il nemico ti ha reso conscio di te e ti ha impedito di ereditare, di conquistare. Rinnegare se stessi comprende diventare meno sé consapevoli e essere più Cristo consapevoli. Amen? L'eredità allora non è per i buoni, ma è per i figli giusti. Perché diventare giusto ti ha costituito figlio. Guarda questo, Romani 4,14, il verso dopo. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, cioè quello che tu fai o quello che tu non fai per Dio, la fede è resa vana e la promessa è... E in poche parole, le promesse per te vengono annullate. Mi state seguendo? Perché per alcuni cristiani le promesse non arrivano mai? Non è colpa di Dio. Perché alla fine della predica ti faccio vedere in 1 Pietro 1,4 che le promesse di Dio sono immutabili, immortali, senza macchia e inalterabili. Ma quando vengono annullate nella tua vita? Quando tu cammini per legge. Quando tu cammini per opere. E ci sono alcuni che credono di camminare per grazia, perché hanno ascoltato prediche sulla grazia, ma non vivono la grazia. Ascoltano la predica sulla grazia e camminano per opere, perché non rinnovano la mente. E allora hai sempre bisogno che qualcuno venga a pregare per te. Amen? Noi siamo qui per rinnovare la... Non è solo ascoltando la parola, è trasformando la tua mente, è sottomettendo la tua mente a ciò che Dio dice che è il regime della grazia oggi. Amen? Attenti qui, questo versetto all'inferno lo sanno a memoria. I demoni dell'inferno conoscono a memoria questo versetto. Se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. E Satana allora cosa fa? Nella mente delle persone ti porta a ragionare secondo la legge. Se io faccio, Dio farà. Invece la grazia dice, per quello che Lui ha fatto, io posso avere, che è esattamente il contrario. E in questo modo le promesse nella tua vita vengono annullate e tu non le ricevi. È importante? Amen. Se sono buono, allora sarò guarito. Legge. Se sono buono, allora sarò guarito. La grazia invece dice, se permetti a Dio di guarirti, diventerai più buono. Perché avrai sperimentato nel tuo cuore quanto è buono il Signore. Amen? E la guarigione è una delle tue eredità. Ma le promesse fatte ad Abramo sono lunga vita. C'è qualcuno qui che vuole campare un sacco di tempo? Per te e per i tuoi figli. Ascolta, quando Dio esaudisce la promessa di darti dei figli, non fermarti.
c'è ancora da vedere come sarà la vita dei tuoi figli. E la vita dei tuoi figli non sarà automaticamente benedetta perché tu vai in una chiesa cristiana. La vita dei tuoi figli sarà benedetta per quanta grazia viene dalla fonte che sono i suoi genitori. Per come tu parli, per come tu vivi, per la fede che tu hai. Amen? Per come parli, per come tratti con grazia i tuoi figli. Perché la promessa di lunga vita non è solo per te, è anche per i tuoi. Quanti hanno figli e vogliono che abbiano una lunga vita? A me non deve avere più speranze. Speriamo che i miei figli... No, no, è una promessa nella Bibbia. Perché viva tu e i tuoi figli dopo di te. Amen. La provvigione, la prosperità, il successo nel lavoro, la conquista nelle aree lavorative, tutto quello che tu tocchi prospera. Queste sono le promesse nella Bibbia. Amen. Ma per averle devi camminare per grazia. Amen. In Galati 4, verso 21, Paolo inizia a parlare della grazia e dell'eredità in questi termini. Abbiamo già visto, ma lo voglio riprendere. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge. Infatti sta scritto che Abramo, che è il primo a cui sono state fatte tutte le promesse. Lunga vita, discendenza, prosperità. Amen, Abramo. Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava, che è Agar, e l'altro dalla donna libera, che è Sara. Ascolta, Ismaele venne da Agar quando Abramo aveva 70 anni. Ora, 70 anni ci si può sempre difendere per avere un figlio, a me. Soprattutto per i maschi. Ditemi di sì. Isacco è venuto quando ne aveva 90. A 90 anni è più difficile. Serve quello della reclame, visto della pillola. Però a 70 anni, amen. Ascolta, il figlio della legge è venuto quando Abramo ce la poteva fare. Il figlio della promessa è venuto quando Abramo non ce la poteva fare più. Che cosa vuol dire? Che non sono i tuoi sforzi. Non è il tuo camminare per sforzi. È il credere a ciò che Dio ha promesso. Amen? Ma quello dalla schiava nacque secondo la carne. Cosa vuol dire che nacque secondo la carne? Non che Ismaele era più cattivo di Isacco. Nacque secondo la carne vuol dire nacque da uno sforzo umano. Siccome Dio me l'ha promesso e ancora non me l'ha dato, io ora metto una strategia e mi unisco alla schiava di mia moglie, faccio partorire la mia schiava sulle ginocchia e la tradizione diceva che il figlio era tuo. Sforzo umano. Cosa è venuto? Il figlio della schiavitù, Ismaele. E migliaia di persone stanno morendo ancora oggi in tutto il mondo, milioni di persone con la testa tagliata per questo atto di disubbidienza. Ma il figlio della promessa, venuto quando Abramo non aveva più risorse umane e poteva solo credere, è quello da cui è venuto il Salvatore del mondo, Gesù, Isacco. Amen? Mentre quello della libera nacque in virtù della promessa, ma vuol dire che Abramo seppe come riscuotere la promessa. Abramo non è diventato soltanto erede, Abramo ha ricevuto l'eredità, ma per 20 anni non l'ha avuta. Poi a un certo punto ha fatto qualcosa, la promessa si è attivata e da erede ha ricevuto l'eredità. E stamani, mentre pregavo, il Signore mi ha fatto vedere come ha fatto. E se lo fate anche voi, arriverà anche per voi. Qui finisce la predica, ci vediamo domenica prossima. Ascolta, queste cose hanno un senso allegorico. Agar e Sara, ok? Hanno un senso allegorico. Perché queste due donne sono due patti. Uno del Monte Sinai, cosa è stata data sul Monte Sinai? 10 comandamenti, cioè la legge. Se tu fai, se tu fai, se tu fai, Dio farà. E genera per la... Ascolta, cosa vuol dire genera per la schiavitù? Genera per la schiavitù mentale, genera per la schiavitù spirituale, genera per la schiavitù economica, genera per la schiavitù lavorativa, genera per la schiavitù. Quando tu vivi delle schiavitù nella tua vita è perché sei sotto il regime della legge. Anche se tu dici io credo nella grazia e me lo puoi dire finché diventi blu, tu non stai camminando per grazia. E come faccio a saperlo? Quando parliamo e facciamo un colloquio, conto quante volte dici io.
e conto quante volte dici Cristo. Se sono più le volte che tu parli dell'opera di Cristo per te, stai camminando per grazia. Se tu mi stai parlando di quello che hai fatto e che non funziona, stai camminando per legge. Dite amen. Ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sina in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi. Se tu cammini per legge non vivrai solo tu la schiavitù, la vivranno anche i tuoi figli, perché i figli di persone legaliste diventano ribelli. Non devi guardare i cartoni animati perché i cartoni animati sono dal diavolo. Ah, ci sono alcuni cartoni animati che io non faccio vedere a Samuele, perché vedo che ci sono alcune cose, ma se tu mi dici che Peppa Pig è dal diavolo perché non si, la Bibbia dice non mangiare carne di maiale, non sto scherzando. Io ho visto, infatti ho tolto subito l'amicizia di un blog evangelico, e ti fanno vedere come mai Peppa Pig contiene messaggi subliminali. Ora, se mi dici che Dragon Ball ha i messaggi subliminali, amen. Ma Peppa Pig perché hanno la testa tonda e allora la circolarità delle sfere che si trovano sulle colonne della massoneria. Senti, non rompermi le sfere con Peppa Pig. E lascia i tuoi figli guardare Peppa Pig. Viva Peppa Pig! Amen. Ricorda che la Bibbia dice in Romani, la legge produce ira. Smetti di vedere il diavolo dappertutto. Ora, dove c'è, c'è. Amen. Nella stregoneria c'è Satana? Sì. E nel legalismo che tu usi c'è Satana? Sì. In Peppa Pig? No. E nemmeno in Gigrobo d'acciaio. Infatti io e Samuele stiamo guardando tutti i cartoni animati degli anni 80 e lui mi fa tutte le domande e io rispondo a tutto. Perché so praticamente che sono cresciuto. Amen. E non sono mai stato demonizzato perché ho guardato Goldrake. Ho provato a trasformarmi e non mi è riuscito però. A me, lascia godere un po' i tuoi figli un po'. Wow. Vabbè. Ma la Gerusalemme di lassù, quando noi siamo nati di nuovo, siamo rinati di lassù, la grazia è libera ed è nostra madre. Nostro padre si chiama Dio e la nostra mamma si chiama Grazia. Infatti sta scritto, e qui parla di Gerusalemme, parla anche di Sara. Sara era sterile, non poteva partorire. Rallegrati sterile che non partorivi. Prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E questo vuol dire che le sue promesse vi appartengono come figli. Amen. E subito dopo c'è il capitolo quinto, che però Paolo ha scritto tutto attaccato, non l'ha diviso in capitoli, l'abbiamo diviso noi in capitoli. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. E questo viene usato spesso per il peccato. Cristo ci ha liberato dal peccato perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Di cosa? Del peccato. No, guarda il contesto qual è. Il contesto è la legge. Cristo ti ha liberato dalla legge perché tu rimanessi libero. Perché dice non vi fate porre di nuovo? Perché c'erano alcuni che erano andati a predicare un Vangelo storto nella chiesa di Galati a dire se non vi fate anche circoncidere non siete salvati. Cioè se non aggiungete un pochino di legge non basta. Non basta la grazia, devi fare qualcosa. No, Cristo ha detto quando è morto è compiuto. Lui ha compiuto completamente tutto ciò che ci rendeva eredi. Noi dobbiamo soltanto prendere quel foglietto, leggere cosa c'è scritto e andare in banca e riscuoterlo. Amen! Adesso voglio farvi vedere alcune immagini che ci sono nella Bibbia parlando degli eredi. Nell'Antico Testamento ci sono delle immagini meravigliose del come diventare eredi. Una di queste è in Giosuè capitolo 1, subito all'inizio del libro di Giosuè, dal verso 1 al verso 3. Guardate qui. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, non figlio, vedete? Mosè la legge rende, ma Gesù era il figlio di Dio, non il servo. Ecco perché in Giovanni 8 ha detto, il servo non dimora sempre nella casa. Infatti Mosè a un certo punto è morto, ma il figlio vi dimora sempre.
dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè. Il nome Giosuè, Yehoshua, è lo stesso di Yeshua. E di chi è figura Giosuè? Della grazia di Gesù. Amen? Ma nota che Giosuè non inizia il ministero fin quando Mosè non viene tolto di mezzo. Cioè, finché la legge non viene tolta dalla tua vita, Gesù non sarà mai davvero il tuo Signore. Figlio di Nun, servo di Mosè, gli disse, guardate qui, Mosè, mio servo, è morto. Cioè, la legge è finita, la legge non muore mai. La legge è ha finito il suo tempo. E poi dice, attenti, alzati dunque. Dunque cosa vuol dire? Poiché la legge è passata, tu Giosuè alzati e attraversa questo Giordano, cioè passa ad un'altra dimensione. Non puoi tenere un po' di opere e un po' di fede. O credi che comunque tu sia, qualunque cosa tu faccia giusta o sbagliata, Cristo ha perfettamente compiuto l'opera della tua salvezza, provvigione e prosperità e ne prendi vantaggio e la ricevi, altrimenti sei sotto legge. Tu con tutto questo popolo per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Nota, è entrato nell'eredità la legge o la grazia, Giosuè? La legge non è potuta entrare. Perché il Signore disse a Mosè, tu nella terra promessa non entrerai. Cosa vuol dire? Che le tue opere, i tuoi sforzi non ti porteranno mai a conquistare quello che Dio ha pronto per te. Amen. E poi dice questo, verso 3. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la do, come ho detto a Mosè. E uno può dire, ma scusa, se tu mi hai già dato tutto, se Cristo è morto per rendermi erede di tutto, perché mi dici che soltanto la parte che io calcherò col mio piede, tu me la darai? Perché vuol dire che l'unica cosa che tu devi fare per diventare erede è camminare in Gesù. Mentre tu cammini ogni giorno in Gesù, piano piano le sue promesse arrivano. Piano piano le sue promesse arrivano. Amen. Dio aveva promesso tutta la terra, ma non in un secondo è diventata tutta loro, perché c'erano dei nemici, i popoli nemici. Così, dove noi dobbiamo conquistare, c'è un nemico. Ma man mano che tu cammini con Gesù, ogni passo tu conquisti un'area. Piano piano tutta Canaan sarà tua. Mi state seguendo? Doveva far soltanto cosa? Camminare. Giosuè, Gesù, cammina in Gesù, non in te stesso. Amen? Voglio farvi vedere qualcosa nel Salmo 44, perché qualcuno potrebbe dire, ah sì, ma Giosuè poi ha dovuto combattere. Non ha soltanto camminato, perché c'erano gli Amorrei, i Ferezei, i Gebusei. Amen? E ha dovuto combattere. Davide ha dovuto combattere, è vero. Anche noi dobbiamo combattere, ma il nostro combattimento è semplicemente il combattimento della fede. Quando Gesù ha pregato per Pietro, ha detto, io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede. Guarda cosa dice Davide nel Salmo 44, verso 2 e 3. Tu con la tua mano, non dice noi con i nostri sforzi, tu con la tua mano hai scacciato nazioni per stabilire i nostri padri, cioè Giosuè e gli altri. Hai distrutto popoli per far posto a loro. E ora attenti qui, siete pronti? Infatti essi non conquistarono il paese con la spada, né fu il loro braccio a salvarli, ma la tua destra, il tuo braccio, la luce del tuo volto, perché li gradivi. Perché Dio non ti dà quello che lui ha pronto per la tua forza, la tua capacità, la tua eloquenza, i tuoi anni di fede, ma perché ti gradisce, perché attraverso il sacrificio del suo figliolo tu hai il suo favore nella tua vita. E tu devi alzarti la mattina e dire grazie Signore, perché ho il tuo favore nella mia vita. Non dire amen, è tutto pronto. No, io ho il tuo favore su questa giornata. Amen. Io oggi conquisterò nel mio lavoro, io oggi conquisterò nella mia vita economica, oggi conquisterò nella mia relazione con mio figlio, oggi conquisterò nella mia salute, oggi conquisterò nel mio ministero e oggi conquisteremo come Chiesa, per un solo motivo, perché tu ci gradisci, a motivo del sangue di Gesù, nient'altro.
Vi par poco? Amen. Voglio farvi un piccolo esempio. Sapete che nell'estate 2014, l'anno scorso, c'è stato un violento scontro nella terra di Israele dove Hamas ha sparato circa 3.500 razzi su Israele. Amen. E non so se ci sono, ma non interessa. Alcuni cristiani continuano a guardare se Israele ha politicamente ragione o torto. Nessuna nazione del mondo ha mai tutta la ragione, ma non è questo il punto. Il punto è che Israele è il popolo di Dio. Non per le loro opere, non perché fanno le cose giuste, ma perché sono il popolo che Dio ha scelto. E quando Dio sceglie, non cambia idea. E se tu non riesci ad amare Israele, è perché guardi le opere e perché cammini tu per opere. Tu devi guardare il favore di Dio. E un giorno, un razzo, sapete che è stato costruito il progetto Iron Dome? Ok, Duomo di acciaio, cioè un sistema di protezione con lancio di missili su tutti i missili che venivano lanciati. Amen? E a motivo dell'Iron Dome hanno detto, vedi, Israele è militarista, ma avrò il diritto di proteggere casa mia se mi sparano. Un giorno, un razzo viene sparato su Tel Aviv è una città sul mare, viene sparato, i telegiornali hanno raccontato questo, e questo razzo è stato diretto verso un centro commerciale dove c'erano centinaia di uomini, donne e bambini. Il ragazzo che quel giorno era di turno sull'Iron Dome ha sparato il primo razzo contro il razzo e ha fallito. Ha sparato il secondo razzo e ha mancato il bersaglio. Ha sparato il terzo razzo e ha mancato il bersaglio. A quel punto hanno fatto suonare l'allarme, ma ormai era troppo tardi perché centinaia di persone. E questo ragazzo ha testimoniato, un ragazzo ebreo, israeliano ateo, che in quel momento un forte vento da est si è levato, ha detto non c'era vento fino a quel momento. Un forte vento da oriente ha spinto fuori il terrazzo che è caduto nel mar Mediterraneo. Quando Dio aprì il Mar Rosso, la Bibbia dice un forte vento orientale. Sai perché? Perché l'Iron Dome di Israele è il suo Dio. Amen! Amen. Amen. Grazie a Dio per Israele. Amen. Venerdì sera faremo una serata nostra in ricordo della giornata della memoria. Amen. E pregheremo per Israele. Amen. Venite e passeremo una serata a meditare su quello che è successo. Amen. In Esodo capitolo 23 si parla di questo scacciare i nemici, del conquistare la nostra eredità. Ovviamente qui l'eredità è la terra di Israele. Amen. Per noi forse non è una terra fisica, ma noi cosa ereditiamo? Le promesse di Dio. Amen. Servirete il Signore, il vostro Dio, ed Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Ascolta qui, l'acqua è già buona di per sé. Uno potrebbe dire, ma perché Dio deve benedire l'acqua, se l'acqua è la più importante fonte di vita? Perché tutto ciò che noi abbiamo deve essere benedetto dal Signore. Spesso io quando vado a letto dico, Signore, benedici il mio sonno. La benedizione di Dio ricorda ciò che fa la differenza. Amen. Impara a reclamarla. L'altra sera io sono tornato dal discepolato, sono andato accanto a Samuele, mi sono messo accanto a lui, mi sono inginocchiato e ho cominciato a pregare per lui. Lui dormiva. E io prima di andare a letto mi sono messo su di lui e ho proclamato protezione soprannaturale, il sangue di Gesù Cristo sulla sua vita, liberarlo da qualunque attacco, da qualunque vendetta da parte del nemico, per il giorno che doveva, benedetto nell'entrare, benedetto nell'uscire. Ho pregato per lui mentre lui dormiva. A me dobbiamo imparare a esercitare la fede, non dire è tutto ok. Poi accade qualcosa e uno dice, vedi, Dio non è stato fedele. No, tu non hai vissuto le tue promesse. Le promesse vengono attraverso la proclamazione. Ecco perché la Bibbia dice che vita e morte sono in potere della... Amen. Io allontanerò... Ascolta qui. Io allontanerò la malattia di mezzo a te. Non dice, non ci sarà malattia. Ecco perché vi ho detto all'inizio, quando qualcuno ti dice, mi fa male un callo, non dire, è tutto a posto, non c'è niente. No, c'è un male al callo. Se tu puoi dirmi, non c'è niente, non puoi negare la realtà. La Bibbia non dice non c'è malattia, dice io allontanerò. Cioè la promessa di guarigione. Nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca, né donna sterile. Quando tu sei incinta e c'è una minaccia d'aborto, tu devi, se tu non intervieni, tu dai tempo al diavolo di operare.
Tu devi in tempo dire: Signore, io prendo la tua parola e dichiaro che per il sacrificio di Gesù Cristo, questa promessa di Esodo 23, verso 26, è per me. E imponi le tue mani sul grembo della tua sposa e proclamalo. Nel nome di Gesù, applica e eredita la premessa. Non dire: è tutto ok. Amen. Né donna sterile, io renderò completo il numero dei tuoi. Impara a parlare vita, Signore, grazie perché tu renderai completo il numero dei miei giorni, finché io abbia fatto su questa terra tutto quello che devo fare, che tu mi hai dato da fare. Amen. E questo vale per i tuoi figli. Impara a pregare sui tuoi figli. Signore, io proclamo che per la morte di Gesù Cristo tu rendi completo il numero dei loro giorni e cresceranno figli sotto la benedizione di Dio. Così importante. Io manderò, attenti qui, io manderò davanti a te il mio terrore. Metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò voltare le spalle davanti a te, a tutti i tuoi nemici. Il Signore non ti dice che non ci saranno nemici. È tutto ok? No, ci saranno nemici. E questi nemici non sono uomini, sono le potenze spirituali. Amen, sono le potenze dei demoni, le potenze dell'inferno. Dice: manderò davanti a te. Guarda qui, non dice F-104, dice calabroni, ma la parola originale qui è vespe. Vespe. Ascolta, Dio usa le cose deboli per svergognare le forti. Un pugno di farina per sanare una minestra. Amen? 5 pani d'orzo per sfamare 5.000 persone. Dio usa le cose deboli. E a volte tu vai a chiedere consulenza al tuo ministro e dici: cosa devo fare per questa situazione nella tua vita? E tu fai come nella situazione di Naaman il Siro. Aspetti che arrivi l'unto di Dio e che agiti, e magari lui ti dice: devi proclamare questo versetto per 3 mesi, tutto qui, ma io mi aspettavo. Devi capire che Dio usa cose deboli per distruggere le forti, che scacceranno gli Evei, i Cananei e gli Ittiti dalla tua presenza. Non li scaccerò dalla tua presenza in un anno, attenti qui, cioè il Signore non ti darà tutta la tua eredità in un anno. Affinché il paese non diventi un deserto e le bestie dei campi non si moltiplichino a tuo danno. Li scaccerò dalla tua presenza, ditelo con me, a poco, perché? Perché mentre lui ci dà l'eredità a poco cambia il nostro cuore. Ci sono persone che si sono rovinate perché hanno ricevuto un'eredità in un giorno solo, o perché hanno fatto il film che gli ha fruttato migliaia di dollari e sono caduti in droga, hanno lasciato la loro moglie, hanno lasciato la loro famiglia e si sono rovinati. Dio non ti darà mai il colpo, quello è il diavolo. Il diavolo disse a Gesù, visto che Barbara parlava di quello: guarda tutti i regni della terra, se tu mi adori te li darò tutti in un colpo solo. Amen. Ascolta, le ricchezze possono distruggere, ma quando tu impari poco a poco, mentre tu cammini in Cristo, a ricevere poco a poco, la Bibbia dice: chi accumula poco a poco non fa che arricchire. Amen? Affinché, guarda qua, attenti qui, affinché tu cresca di... Cosa vuol dire tu cresca di numero? Fruttifero, frutto nella tua vita. La prima cosa che il Signore vuole che si moltiplichi siamo noi, e non parlo solo di figli. Parlo di un frutto, di diventare fruttiferi, cioè quello che facciamo porta frutto. Affinché tu cresca di numero e possa prendere possesso del paese. Guarda questo, affinché tu cresca e prenda possesso. Questo Dio vuole, che tu cresca e che poi, quando sei cresciuto, tu prenda possesso. Mio figlio è erede della mia macchina, ma io non do a lui la chiave finché lui non è cresciuto. Cosa vuole Dio? Che tu cresca come uomo, che tu cresca come fede, che tu cresca come amore, che tu cresca come generosità, che tu cresca come carattere e tu prenda possesso, cioè tu riceva parallelamente la tua eredità. Amen. Sapete che, ho parlato a Natale, Gesù è nato in una delle due città che si chiamavano Betlemme, e una delle due si chiamava Betlemme di Efratà. Vi ricordate? Betlemme vuol dire casa del pane, Efratà vuol dire fruttifero. Ascolta, Gesù è nato nella casa del pane fruttifero. Non basta che tu sia figlio di Dio e che come
erede nella tua sua casa, tu abbia pane, tu abbia benedizione. Dio vuole che tu diventi fruttifero. Non puoi vivere solo di quello che ti arriva come benedizione. Devi cominciare tu a portare frutto nel tuo lavoro, a portare frutto in quello che fai, a portare frutto nel ministero. Non basta che tu erediti le benedizioni, sei tu che devi diventare fruttifero. Quando cominci a vedere che tutto quello che fai porta frutto, oltre quelle che sono le tue capacità, puoi dire: non sono io, è la sua grazia in me. Amen. Questo è quello che Dio vuole. E infatti vi faccio vedere qualcosa. Sapete qual è? Qual è la prima parola che Dio ha detto all'uomo quando l'ha creato? La prima. È importante. Quando Dio ha creato Adamo, non gli ha detto: Adamo, come stai? Sei venuto abbastanza bene, caruccio? Tu, Eva, stai buona per ora, stai dentro. La prima parola che Dio ha detto a Adamo è questa, quando l'ha creato. Numero uno, Dio lì, e Dio disse loro: guardate, siate fruttiferi. La prima parola che è uscita dalla bocca di Dio su Adamo è: né buongiorno, buonasera, piacere sono Dio, piacere sono Adamo. No, la prima parola che gli ha detto è: sii fruttifero. Ecco perché Gesù ha detto: io sono venuto perché portiate frutto, e il vostro frutto, prima cosa, essere fruttifero. Poi, due, moltipli, poi riempitela, poi rendetevela soggetta e poi dominate. Quante parole sono? 5, il numero della... Tu puoi essere fruttifero quando vivi per grazia. E se sei fruttifero, ti moltiplichi. E se ti moltiplichi, puoi riempire con la tua discendenza la terra. Riempire la terra vuol dire prendere possesso del tuo luogo di lavoro, non attraverso le strategie per diventare capo, ma per diventare la persona più influente per la benedizione di quelli che lavorano con te. Rendetevela soggetta, cioè dominate sulle potenze del male. Esercita il dominio sulle potenze del male. Quando accade qualcosa, non dire: il Signore lo vuole, che devo fare? Metterti a piangere. Prendi autorità e domina. In Gesù io sono più che vincitore. Rendetevela soggetta e al fine il dominio. Amen? Ma prima di tutto, la prima parola è sì. E com'è che tu diventi fruttifero? Ancora così. La promessa di essere erede del mondo non fu fatta a Abramo alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Come diventi fruttifero? Io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. E il diavolo ti dirà: è quello che hai fatto oggi? Io sono la giustizia. E come tu continui a proclamarlo, lo Spirito Santo ti trasforma e ti accorgi che ci sono cose che cadono dalla tua vita, abitudini che si staccano dalla tua vita. Perché? Perché stai diventando erede delle promesse non attraverso i tuoi sforzi, ma attraverso la giustizia che viene dalla fede in Gesù Cristo. Mi state seguendo fino a qui? Finisco. Paolo, nelle ultime parole che ha detto ai leader delle chiese di Efeso, nelle ultime parole, ha detto questo, in Atti 20, ha fatto una riunione di pastori sulla spiaggia di Mileto, dove lui si stava imbarcando per andare a Roma, e ha detto questo: io so infatti che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose... E ora uno dice: insegneranno ad adorare Satana, e insegneranno a prostrarsi davanti a Belzebù e a compiere atti di pedofilia. No, no. È come se io parlassi ai miei leader e dicessi: anche fra di voi sorgeranno lupi rapaci che insegneranno cose perverse. La parola perverso qui è pervertito, cioè rovesciate dalla verità, alterate. Amen? Per trascinarsi dietro i discepoli, perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora, fratelli, vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Attenti qui, chi sono questi lupi rapaci che insegnano cose perverse? Coloro che insegnano un Vangelo storto. Perché quando io ti rimetto nella legge, ti ho tolto l'eredità. Guarda cosa dice: la parola della sua grazia, la quale grazia può
edificarvi e darvi. Cos'è che ti dà l'eredità? Quando è che tu diventi erede delle promesse di Dio che sono per te? Attraverso la di tutti i santificati. E con questo chiudo davvero e facciamo la Santa Cena. Però ascoltatemi qui. Questo è qualcosa che Dio mi ha fatto vedere e mi ha sconvolto. E Dio mi ha fatto vedere per la prima volta in 20 anni perché l'atto più importante della Chiesa è rompere il pane. C'è qualcuno qui? Il meglio è la Santa Cena. E nella Santa Cena cosa fai? Spezzi? Gesù è stato riconosciuto a Emmaus quando ha spezzato il... E negli Atti degli Apostoli c'è scritto che i discepoli rompevano il pane nelle case perché a quei tempi non c'erano luoghi di culto. Io ho sempre creduto, perché questo mi è stato insegnato, che la rottura del pane rappresentasse il corpo di Cristo spezzato sul Calvario, offerto per noi. Siete qui, seguitemi. A chi sono state fatte le promesse che ora sono per noi? A Abramo. Quando Abramo aveva ricevuto la promessa e per 20 anni non gli era venuto Isacco, era venuto Ismaele attraverso la sua strategia e ancora la promessa non arrivava, Abramo andò da Dio e gli disse: io me ne vado alla fine della mia vita e non avrò il figlio della promessa che tu mi hai promesso. Il Signore gli disse ancora, guarda, gli rinnova la promessa: io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese, l'eredità, le promesse, perché tu lo possegga. Cioè non solo che tu sia erede, ma che tu abbia l'eredità. Abramo chiese, guarda questo, Signore Dio, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso? Quando il Signore ti fa una promessa, se il Signore ti ha fatto una promessa, tu puoi dirgli: Signore, ma da cosa so io che tu veramente me la darai? Vi siete mai trovati in questa situazione? Una promessa nella Bibbia: Signore, ma io come faccio a sapere che tu me la darai? Bene, innanzitutto cerca di capire se è nella volontà di Dio. Signore, quando è che tu finalmente mi farai divorziare da quella Jezabel di mia moglie per darmi quella bellissima sorella? Non credo sia l'eredità di Dio. Amen? Il Signore gli rispose, attenti qui, attenti qui, attenti qui. Seguite. Prendimi. Ditelo con me. Prendimi. Non Dio l'ha presa. Gli ha detto, prendimi, portami. Una giovenca di 3 anni. Una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Perché? Perché animali di 3 anni? 5 animali rappresentano la grazia, 3 anni rappresentano i 3 anni di ministero di Gesù. Poi gli dice, offrili in sacrificio. Dio sta dicendo questo ad Abramo: portami un sacrificio che mi faccia vedere la morte di mio figlio. Attenti qui, portami un sacrificio dove io possa vedere il futuro sacrificio, la futura morte di mio figlio. Egli prese tutti questi animali, quanti erano? Il numero della grazia, quanti anni avevano? 3. Quanti anni sono stati il ministero di Gesù? 3 anni. Li divise nel mezzo, attenti qui, divise la giovenca nel mezzo, divise, amen, l'agnello nel mezzo, la capra nel mezzo, e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Ora non vado avanti perché sennò è troppo lunga. Dopo dice che Dio mandò un sonno su Abramo e Dio passò, attenti, in mezzo agli animali divisi, perché in Canaan a quel tempo c'era un'usanza. Quando si faceva un patto dove io ti dicevo io ti darò in eredità la mia terra quando morirò, si dividevano gli animali e i due contraenti il patto passavano in mezzo agli animali divisi dicendo: quello che è stato fatto a questi animali sia fatto a me se io trasgredirò e non ti darò quello che ho promesso. Ma siccome Dio sa che l'uomo non può mantenere fede, fa addormentare Abramo e passa solo lui. In poche parole, Dio si è impegnato a benedirti, non ha chiesto la tua partecipazione. Ma attenti, attenti. Portami un sacrificio. Da che cosa sarò però, Signore, che tu mi darai la mia eredità? Portami un sacrificio che mi ricordi il sacrificio di mio. Matteo 26:26. Gesù fa la Santa Cena e dice che mentre mangiavano, Gesù prese del pane. Attenti qui. Dopo aver pronunciato la benedizione,
lo divise in due. E disse, scusate, l'ho andato avanti, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Lì c'era veramente il figlio di Dio. Quando Gesù ha diviso il pane, lui è rimasto in mezzo. Io sono il Dio che ha fatto quella promessa ad Abramo. E quando voi farete la santa cena, le mie promesse verranno su di voi. Alleluia! Attento, attento. La promessa ad Abramo aveva la figura della santa cena. Perché gli animali, la giovenca e il montone, sono l'olocausto, figura di Cristo. E in Gesù c'è. Avete notato che non ha diviso gli uccelli, ha diviso soltanto gli animali. Perché? Perché gli uccelli erano il sacrificio dei poveri, gli animali erano il sacrificio dei ricchi e Dio vi considera solo figli ricchi. Amen. Prima Corinzi 11, 26 dice Paolo, perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore. Quando fai la Santa Cena, devi annunciare che Gesù è morto. Non ho ancora finito, mi dovete dare 5 minuti stamani, ok? Perché è troppo importante questo. Ascoltate. Voi annunciate la morte del. Perché noi annunciamo la morte del Signore? E perché Abramo, per dirgli certo ti darò quella promessa, gli fece vedere il pane diviso in due e Gesù in mezzo, come unico colui che si impegna da solo per garantire che te la darà. Perché? Ebrei 9, 15, 17, guardate. Per questo egli, Gesù, è mediatore di un nuovo patto. La sua morte, gli animali divisi, okay? La Santa Cena è la memoria della sua morte, è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché la sua morte, guardate, leggete solo il giallo, la sua morte è avvenuta affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. La Santa Cena è il momento in cui, annunciando la morte del Signore, stai annunciando questo. Guarda, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Chi era l'erede di Dio? Suo figlio. E perché i due libri della Bibbia si chiamano Vecchio e Nuovo Testamento? Perché quello è il testamento di tutti i possedimenti e le benedizioni del padre che aspettava soltanto la morte del figlio per dichiarare i suoi figli eredi. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Quando le promesse rimangono senza effetto, fin quando tu non proclami, e la Santa Cena è il momento ideale, che grazie alla sua morte, grazie al suo corpo diviso, io sono diventato erede. Perché vi dico dello spezzare il pane? Io ho sempre creduto che rappresentasse il corpo di Cristo rotto alla croce. Stamani, mentre pregavo in lingua, il Signore mi ha detto: hai mai letto nel Vangelo di Giovanni che volevano spezzare le gambe di Gesù, ma non le spezzarono perché il Salmo diceva non gli sarà spezzato alcun osso? Come puoi allora dire che quello rappresenta il corpo di Cristo spezzato? No, quello rappresenta l'atto di Abramo, in cui di ciò che io ho fatto vedere in figura ad Abramo, io lo faccio vedere il reale nella morte di mio figlio. Amen. Quando tu dici, Signore, questa persona è malata, ma io dichiaro che a motivo della tua morte sulla croce, lui è diventato erede della tua benedizione che si chiama guarigione. Capite cosa vuol dire? Voi annunciate la morte del Signore, perché quando muore il testatario, il figlio diventa erede. Wow, gloria a Dio. Vi faccio vedere un esempio brevemente nella Bibbia. In 1 Samuele 7, 7, 10, a quel tempo Samuele era il profeta di Israele. I Filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati a Mizpa e i loro principi salirono contro Israele. Qui c'era un pericolo di attacco. Amen? I figli di Israele lo seppero e ebbero paura dei Filistei e dissero a Samuele: guardate, non cessare di pregare per noi il Signore il nostro Dio affinché ci liberi dalle mani dei Filistei. E i cristiani fanno così. Domanda sbagliata. Prega per me,
È una domanda sbagliata. Perché la preghiera è importante, ma se la preghiera non è basata sulla promessa della morte di Gesù Cristo, non ti dà l'eredità. E guarda cosa fa Samuele. Samuele ha preso un agnello dal latte. Domanda, ha pregato? No. Ha preso l'agnello figura di Cristo e lo offrì intero, perché in Esodo c'è scritto che l'agnello pasquale andava mangiato intero, e lo offrì in olocausto al Signore, cioè disse: Signore, guarda la morte di tuo figlio. E dopo gridò al Signore di Israele e il Signore l'esaudì. Amen. Non è la preghiera, è la proclamazione che si... E come oggi cosa fai invece di prendere l'agnello? Prendi il pane e il vino e dici al Signore: Signore, guarda, Padre, la morte di tuo figlio. Per questo sacrificio del testatore, io oggi dichiaro che le tue promesse sono per noi nel sì e nell'amen. E il Signore ci esaudì. Amen. Quanto è importante. Ecco perché Satana per 2000 anni ha rubato la Santa Cena dalla Chiesa. Ha convinto alcune denominazioni evangeliche a fare la cena del Signore 2 volte l'anno, Natale e Pasqua. No, la Bibbia dice: rompevano il pane nelle case, ogni volta che si incontravano facevano la Santa Cena, perché dicevano: guarda Signore, la morte di tuo figlio, per quella morte noi siamo benedetti. E Dio faceva miracoli. Amen. Ultimo versetto e facciamo la Santa Cena. Guarda qui. Com'è la tua eredità in cielo? Non vuol dire che l'avrai quando vai in cielo, vuol dire che viene dal cielo qui sulla terra. Dice Pietro: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Attenti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Ditelo con me: incorruttibile. Senza macchia, incorruttibile vuol dire non soggetta a morte, cioè non può svanire. Senza macchia vuol dire che il tuo peccato non la può rovinare. E inalterabile vuol dire che nel tempo non verrà meno, ma andrà a crescere. Essa è conservata in cielo per voi. Quando tu accetti Gesù Cristo come il Signore della tua vita, diventi figlio di Dio, e come figlio diventi erede. Da quel momento in poi il centro della tua vita deve essere la morte di Gesù al Calvario, perché la sua morte, siccome lui era l'erede, ha fatto morire il testatore e ti ha reso erede di tutte le benedizioni. Perché molte preghiere non hanno avuto risposta? Perché tu hai pregato subito ma non hai preso l'agnello dal latte. Perché tu hai pregato subito ma non hai diviso gli animali. Perché tu hai pregato ma non hai basato la tua preghiera sul dire: poiché tuo figlio ha fatto questo, io oggi nel suo nome dichiaro che la mia eredità di provvigione, guarigione, lunga vita, fruttifero, viene nella mia vita. Questa semplice cosa, mettere la morte di Cristo prima, fa sì che Dio ascolta ed esaudisce come Samuele. Antonio, poi vorrei che ci alzassimo in un clima di silenzio e di adorazione, in piedi, sotto la parola di Dio. E mentre Antonio suona, chiudete i vostri occhi, soprattutto le persone che sono qui per la prima volta stamani. Qualunque sia la vita da cui vieni, qualunque peccato tu abbia commesso, Gesù ha offerto la sua vita sul Calvario per pagare tutti i tuoi peccati. La Bibbia dice che accogliendolo nella tua vita, accogliendo Gesù Cristo nella tua vita come il tuo Signore e Salvatore, tu puoi nascere di nuovo e diventare erede, perché diventerai figlio. Gesù ha compiuto da solo l'opera di salvezza, perciò non dire: io non sono degna, io non sono pronta, non è il momento. Questo è il momento, ha detto il Signore stamani in profezia. Questo è il giorno della salvezza. Io ti invito a chiudere i tuoi occhi e attraverso questa semplice preghiera, ma fatta con tutto il tuo cuore, accetta Gesù come l'unico Salvatore e Signore della tua vita.
e diventa figlio di Dio e suo erede. Dopo faremo la Santa Cena e pregheremo, amen, nel pane diviso, perché l'eredità che ci ha promesso sia nostra. Accompagniamo questi fratelli che fanno per la prima volta questa preghiera. Prega ad alta voce così, chiudi i tuoi occhi, china leggermente il tuo capo e di con tutto il tuo cuore ad alta voce queste parole. Signore Gesù Cristo, io credo che tu sei morto per tutti i miei peccati e che oggi tu mi hai chiamato qui solo per grazia. Non ho meriti da portare, ma io ti ringrazio perché 2000 anni fa tu sei morto sulla croce affinché tutti i miei peccati fossero lavati, io fossi perdonato, potessi nascere di nuovo e diventassi figlia di Dio e come figlia diventassi erede di tutte le tue promesse, che sono sì e amen in Gesù Cristo. E oggi Gesù, io ti invito, entra nel mio cuore. Io accetto te Gesù come il mio personale Salvatore e Signore. Credo che tu sei il Figlio di Dio e che 3 giorni dopo la tua morte Dio Padre ti ha risuscitato e oggi sei vivo e sei il Signore, il mio Signore, e adesso tu sei in me ed io nasco di nuovo come figlia di Dio amata. Grazie per la mia salvezza nel nome di Gesù Cristo. Amen. Se hai fatto questa preghiera con il tuo cuore, invito intanto i diaconi a venire per la Santa Cena. Tua, da adesso, da questo momento, in un secondo, sei entrata a far parte della famiglia di Dio. Dio è tuo Padre. E vorrei che le persone che hanno accettato per la prima volta Gesù stamani potessero far uscire questa preghiera dalle loro labbra. Grazie Gesù, perché stamani tuo Padre è diventato mio Padre. Amen. Abramo divise in 2 gli animali. Gesù ha diviso il pane. E lui in mezzo ha detto: passo io in mezzo alla vittima divisa, che sono io stesso, per garantire che ciò che io ti ho promesso è tuo. E ora, mentre facciamo la Santa Cena, faremo una forte proclamazione tutti insieme, dichiarando che le sue promesse sono per noi. Siete pronti? Amen. Ricevete il pane, ricevete il vino, non mangiatelo. Signore, grazie per il vino che è comunione con il tuo corpo, con il tuo sangue, versato 2000 anni fa, per cancellare i nostri peccati, il nostro debito, e portare sulla nostra vita il tuo favore. Grazie perché attraverso questo vino, attraverso il sangue vivente di Gesù Cristo, tu ci gradisci, Padre, e ci benedici perché ci gradisci, perché il tuo favore è sulla nostra vita, non per le nostre opere, non per le opere della legge, ma per l'opera del tuo Figlio al Calvario. Amen. Mentre ricevi il pane e il vino, se ciò di cui hai bisogno è un lavoro, se ciò di cui hai bisogno è una guarigione, se ciò di cui hai bisogno è una benedizione familiare, devi chiederla a Dio, non essere vago. Ora, mentre ricevi il pane, chiudi i tuoi occhi e di: Signore, io ho bisogno di, e digli in maniera specifica che cosa hai bisogno della tua parte di eredità. Dillo al Signore. Non dire: Signore benedicimi. Benedicimi è come andare in un negozio di biciclette e dire: voglio una bicicletta. Esistono centinaia di tipi di biciclette e il biciclettaio non ti darà la bicicletta finché tu non specifichi di che tipo di bicicletta hai bisogno. Amen. Chiudi i tuoi occhi e di al Signore: ho bisogno di questo. E sii specifico. Ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di un aiuto con mio figlio, ho bisogno di una guarigione da questo.
ho bisogno di una casa. Di cosa hai bisogno? Diglielo prima di fare la Santa Cena. Amen. E dopo che gliel'hai detto, di Signore grazie, perché grazie alla tua morte sulla croce è garantito che è mia eredità. Amen. E ora mangia il pane e bevi il vino. Ma voglio che alziate il pane e il vino e dichiariate: noi oggi annunciamo la morte del Signore. E attraverso la sua morte io sono stato smisuratamente e irreversibilmente benedetto, e ricevo la mia provvigione oggi nel nome di Gesù. Amen. Mangia il sacrificio adesso. Quando avete mangiato la Santa Cena, prendete per le mani i fratelli che avete accanto. Voglio pregare anche per le persone a casa che sono malate e non sono potute venire qui. Padre, nel nome di Gesù, quando Abramo ti chiese da che cosa saprò che avrò l'eredità, tu gli dicesti: portami un sacrificio che ricordi la morte di mio figlio. Quando Israele aveva bisogno di liberazione, il popolo chiese a Samuele: prega per noi. Samuele prese prima un agnello, lo offrì in sacrificio e fece vedere a te, Padre, la futura morte dell'agnello di Dio. Poi pregò e tu esaudisti. Oggi noi abbiamo fatto la Santa Cena e abbiamo, Padre, ricordato a noi e a te che Gesù Cristo è morto per darci la tua eredità. E io oggi, sulla base di questo sacrificio, stendo le mie mani su questa chiesa, su tutte le persone che sono qui, su tutte le persone che sono a casa, sulle loro famiglie e i loro figli, e voglio dichiarare: oggi è il 1° di febbraio, su questo mese, il tuo favore. Dichiaro, Signore, che coloro che stanno aspettando una casa avranno una casa per grazia, per provvigione. Voglio dichiarare il lavoro su coloro che l'hanno perso o che lo stanno aspettando. Voglio dichiarare figli e parti per coloro che stanno attendendo una discendenza. Voglio, Signore, dichiarare spezzato ogni potere dello spirito della sterilità fisica, ma anche spirituale, nel lavoro, affinché siamo fruttiferi. E voglio dichiarare che voi siete fruttiferi, perché la morte di Gesù Cristo vi ha costituito eredi fruttiferi del regno di Dio. Voglio proclamare pace, benedizione, crescita sulle nostre cellule, sulle scuole bibliche, sul discepolato, sulle vostre famiglie, sul vostro lavoro, sui vostri figli, sui vostri studi. Che il viso del Signore brilli sulla vostra vita, che la sua grazia vi accompagni ogni giorno e che la comunione del suo Spirito vi tenga uniti in concordia per tutti i vostri giorni, nel nome potente di Gesù Cristo. E tutti dissero: alleluia.